Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Finale. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. In grafica possiamo vedere le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. Appassionati di calcio, ci siamo. Dopo settimane di discussioni, emozioni, colpi di scena, la competizione è giunta ora al suo culmine. Se durante gli incontri precedenti non ci siamo di certo annoiati, è altrettanto vero che nella sfida di oggi si concentrano tutte le aspettative di due tifoserie. I colori delle società riempiono lo stadio, mentre ogni spettatore canta l'inno della propria squadra del cuore. Gli ingredienti per una finale memorabile ci sono tutti. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. In piedi, mano sul cuore e pronti a cantare sulle note dell'amato inno di Manuel. Entrambe le squadre si apprestano a calpestare il rettangolo di gioco con un solo pensiero in testa: incidere il proprio nome nell'albo d'oro di questa competizione. Sono perfettamente d'accordo con te, Fabio. Vincere partite come questa ti fa entrare nella storia di un club, oltre che nel cuore dei tifosi. E poi lo fai anche per te stesso. Giocare in un palcoscenico del genere è un'esperienza unica per un professionista. È il coronamento di tanto duro lavoro, ma anche di un sogno. E finalmente ci siamo. Beh, questa è la finale. Entrambe le squadre vogliono la vittoria a tutti i costi. Mi aspetto una partita molto chiusa e tattica fino al primo gol, ma se il risultato si sblocca presto, ci sarà da divertirsi. Lungo passaggio in avanti. C'è un tackle duro. Florenzi. Va al cross. Ecco il tiro. Grande prova di forza. Thiago. È davvero una bella serie di passi. Morata! Il loro giro di palla è sublime. A volte sembra quasi che stiano prendendo in giro gli avversari. Beh, in un certo senso il loro possesso è una sorta di sfida. Invitano il... Occhio! E il portiere dice di no. Poteva essere una conclusione decisiva. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Prova il cross in aria. Libera tempestivamente. Sulla fascia, è libero. Crossaci, deviazione di te. Un salvataggio molto efficace. Perfetta la parata. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Pablo Sarabia. La gioca sull'altra fascia. Saul alla peggio nello scontro di forza. L'appoggia sulla fascia. La mette al centro, salta e colpisce di testa, un gol capolavoro. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore, gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Quarto gol messo da lui a segno in questa competizione. Fine del primo tempo, finiscono così 45 minuti di calcio,
la prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Si chiude dunque il primo tempo della finale. Qual è la tua impressione? Che idea ti sei fatto della partita fino a qui? No, non hanno fatto un buon primo tempo. L'allenatore dovrà intervenire negli spogliatoi con dei cambiamenti tattici o magari anche di uomini per affrontare il secondo tempo in maniera più combattiva. Si parte. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che gli espone qualche rischio al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. Rodrigo. Vede la porta. Attenzione, parata di Donnarumma. Gli nega la gioia del gol, che parata! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. E c'è un bel pallone in avanti. Ecco il filtrante per Immobile. Jorginho! E l'Italia ha segnato il gol del pareggio. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Lo mette in mezzo, riesce ad allontanare. Verratti. La partita sembra diretta verso i tempi supplementari, anche se in questo sport non è mai finita finché non è finita. Insigne scatta verso il pallone e va a colpo, traversa, ma non è finita. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Ha colpito bene, ha colpito bene. Non credo che avrebbe potuto fare meglio di così. La Spagna decide per un'altra sostituzione. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. Tenta di scavalcare la mediana. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Tenta la conclusione. Un gol pazzesco! Pazzesco! Un gol che parla da solo! Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. E ha avuto subito un grande impatto sul gol. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Ci hanno creduto, hanno lottato fino alla fine. Tornano a casa sconfitti, ma con l'orgoglio di aver dato davvero il massimo in questa competizione. E sono arrivati vicini al titolo, ma non ce l'hanno fatta. Nell'ultimo capitolo di questo torneo hanno dovuto cedere di fronte a un avversario che, per la verità, nel corso di questa partita si è dimostrato più forte. La bellezza di questo sport va ricercata anche nella sua crudeltà. Sono arrivati davvero a un passo dal titolo. Doveva essere la loro giornata. Purtroppo la ricorderanno per il motivo sbagliato. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Ricambio i ringraziamenti. Risultati della giornata. Diamo un'occhiata a tutti gli incontri del tabellone del torneo. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist man.